Lo sapete a che cosa serve l'immigrazione di massa? Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sospetta che l'immigrazione serva a destabilizzare l'economia dei paesi. Il suo sospetto, secondo me, è la verità, solo che non si può dire. Quando si parla di immigrazione, va bene soltanto il pietismo. Vanno bene i buoni sentimenti, perché questi sono i discorsi che fanno comodo al potere. La verità è che i flussi migratori non sono semplicemente una emergenza umanitaria. Sono un'arma utilizzata da alcuni stati e da organizzazioni sovranazionali per destabilizzare e impoverire altri paesi. Pensate che sia un discorso complottista? Ascoltate quello che dice Kelly Greenhill. Questa signora non è una dietrologa o una populista, è una ricercatrice di Harvard. Ha scritto un saggio che si chiama Armi di migrazione di massa. La Greenhill spiega che dal 1951 a oggi ci sono stati più di 50 tentativi di realizzare quella che si chiama migrazione coercitiva progettata. Significa che gli immigrati vengono sfruttati e utilizzati come arma. E adesso quest'arma è puntata contro l'Italia. Gli sbarchi nel nostro paese dall'anno scorso sono aumentati del 35%, in gran parte grazie al lavoro di ONG straniere che operano nel Mediterraneo. Alcune di queste organizzazioni sono finanziate da Open Society, cioè la fondazione del finanziere americano George Soros. Perché le lobby finanziarie vogliono che in Italia arrivino così tanti immigrati? Semplice. Perché in questo modo si crea un esercito di lavoratori stranieri a bassissimo costo e allo stesso tempo si abbassano i salari dei lavoratori italiani. Non ci credete? Allora vi faccio vedere una cosa. Questo è il documento di economia e finanza presentato dal governo. A pagina 44 c'è una nota a margine molto interessante. La nota che fa riferimento a un documento del Fondo Monetario Internazionale del gennaio 2016. Questo documento traccia la linea che il nostro paese deve seguire in materia di immigrazione. Il Fondo Monetario Internazionale sostiene che gli immigrati devono cominciare a lavorare da subito, appena arrivati in Italia, anche se la loro richiesta di asilo non è stata ancora approvata. E per fare in modo che entrino nel mercato del lavoro senza problemi, bisogna prendere in considerazione eccezioni temporanee al salario minimo in ingresso. Chiaro, no? Il Fondo Monetario sostiene che bisogna concedere aiuti di Stato a chi assume i richiedenti asilo e che bisogna dare agli immigrati stipendi che violino le norme sul salario minimo, come succede in Germania, dove gli immigrati possono lavorare nei centri che li ospitano a 1,05 euro l'ora, mentre la paga minima dovrebbe essere di 8,84 euro. In questo modo si ottengono due risultati. Gli immigrati lavorano in condizioni di schiavitù e i salari si abbassano per tutti, anche per gli europei. Ecco a che cosa serve l'immigrazione di massa: ad abbassare gli stipendi di tutti, compresi i vostri. Così si distruggono i paesi. Fidatevi di nessuno.